Non lo so, me la sentivo, perché di solito facciamo male in Champions e famo bene in campionato. Ho detto, stavolta abbiamo vinto in Champions, signori, faremo cagare. Come anche precedentemente abbiamo fatto cagare in campionato, poi abbiamo vinto in Champions. È una catena, diciamo. Comunque, per ora mi sono venuto a sporciare, sì, cazzi e mazzi, ok. 3-1. In 2 giornate abbiamo visto l'Inter a essere a meno 7, ritrovarcela a meno 1. Pensa se avessimo perso il derby. Beh, tu. Che palle, mi girano le palle. Perché avevamo cominciato bene, 1-0, l'avevamo trovato al 20° con Romagnoli. Vabbè, dai, l'abbiamo sbloccata, ora. Come è stato in questo campionato, riusciamo a consolidare la partita? No, no, perché di solito noi o ci segnano loro e dobbiamo rimontare la partita, oppure segniamo noi e la partita finisce lì praticamente. Stavolta no, stavolta no, stavolta no. Che palle. Scamacca il primo gol, io non lo so. Di chi è la colpa? Forse di chi era che non è uscito? Perché, ok, beh, bellissimo il gol, imparabile tutto di qua di là. Ma, cioè, ha potuto tirare tranquillo, senza che nessuno gli dicesse niente. Vai, tira, tranquillo. Al secondo gol siamo stati sfigati. Che è un rimpallo, ma non para. Giustamente, però, va a finire su. Sulla gamba di Ghier che si è fallato gol. Giustamente non è colpa di Ghier. Sfiga, ovvio. Ma non è per questo. Non abbiamo perso per sfiga. Non abbiamo perso per errore arbitrale. Per esempio, può essere una scusa. No, siamo stati molli. Siamo stati impalpabili. Non abbiamo giocato. Letteralmente non abbiamo fatto niente. A parte prima del gol, dove abbiamo dominato la partita. Abbiamo trovato il gol, giustamente. Poi siamo. Come se non avessimo le palle. Come se avessimo finito le energie. Come se avessimo finito l'energia appunto a Madrid. Come abbiamo dato tutto a mercoledì. È finita. Le nostre energie sono andate. Mentali scariche, secondo me. Eravamo mentalmente scarichi. Era importante perché l'Inter scorsa giornata aveva il Napoli e ha vinto. E ci ha riprodotto 3 punti. Questa giornata dovevamo mantenere le distanze perché loro avevano il Venezia, noi avevamo il Sassuolo, che okay, è una squadra ostica. Però in casa devi vincere. Se vuoi puntare a quell'obiettivo che come quest'anno, come mai quest'anno, è alla tua portata, se partite non le puoi sbagliare. Non le puoi sbagliare, non ti puoi permettere di sbagliare queste partite. Perché poi le paghi. A fine anno le paghi. Anche per la corsa in Champions, le paghi? Perché ora l'Atalanta dovrebbe essere a meno 1 pure, mi pare. O no? L'Atalanta forse ancora a meno 4. Forse. Comunque siamo lì. Siamo tutte lì. Napoli, Lazio, Inter, Napoli, Atalanta. Sono 5 squadre. La Roma che è lì lì, che non sa cosa possa fare. Si sa cosa possa fare. E la Juve che. Ok, a meno 7, ok, di qua, ok, di là, ma per la corsa Champions è lì. È ancora lunghissimo il campionato, quindi più punti fai adesso, più punti poi ti ritrovi nel corso dell'anno, a fine anno, che metti che inizia ad andare a maluccio delle cose, e quindi per lo scudetto non puoi puntare, diciamolo, per lo scudetto non puoi puntare, ma almeno al quarto posto hai creato un gap importante che ti puoi portare avanti. E permetterti passi falsi. Invece noi avevamo quel bonus, 7 punti di vantaggio, anche di più. 2 giornate è andato quel bonus, ce lo siamo giocato, ce lo siamo giocato, non esiste più. Avevamo 2 partite da poter in cui fare cilecca, nel corso diciamo dell'anno. 2 giornate sono passate, 2 settimane sono passate, 2 settimane, andata, ora tutti allo stesso piano siamo, anzi, per l'obiettivo grosso di fine anno. Basta, anzi ora siamo dietro, perché se il Napoli quest'oggi dovesse vincere, scappa avanti, ancora di più, no, ancora più, siamo pari, giusto? Se vince la Lazio, recupera,
Il pareggio, dobbiamo sperare nel pareggio, ma... Che difa? Ora c'è turno infrasettimanale. Spero che recuperino le energie mentali, soprattutto perché mentali, le energie mentali erano scarichi mentalmente, secondo me, più che a livello fisico. Quindi speriamo che questa sconfitta possa servire per mettere il fuoco, per mettere le palle sul tavolo, scusate il francesismo, e svegliarci, perché abbiamo il Genoa, la Salernitana. Quindi sono 6 punti. Non obbligatori, di più, dobbiamo fare 6 punti. Non esiste, di qua, di là, perché basta. I bonus ce li siamo giocati. Contro la Fiorentina ci sta, ok, perdere. Capita quella partita in cui non te va niente bene, cioè non te va bene niente, dove trovi un avversario con le super palle. Uno, basta. Cosa suono? Basta. Basta. Genoa, Salernitana a 6 punti, perché poi c'è il Napoli, se non ricordo male. O comunque ci sono partite difficili, mi pare. Quindi non voglio sentire niente, discussione, niente. Niente, 6 punti, porca puttana, 6 punti. Che poi mi ci vabbè, vabbè. Milan perde, ok. No, ci aggiungiamo pure il cario del fantacalcio, perché giustamente io stavo vincendo nel Mollerino e nel Molledì ci stavo pareggiando. No, avevo 73 punti, 73 in 5 minuti, Leao è passato dal 6 al 5. Teo Hernandez, da che aveva 6 e mezzo più uno 7 e mezzo, è passato ad avere 6 più l'asse 6 e 7 meno l'ammonizione 6 e mezzo. Bene, va bene, va bene. E ho perso 2 punti, 71. Va bene, prendiamola con filosofia, va bene. Like, commento. No, non ce la faccio, ce la faccio. Meno male che la Juve ha perso ieri. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Poi Berardi quando vede il Milan, io non ce la faccio. Berardi quando vede il Milan, gli si illuminano. Ha fatto 10 gol, 10 gol contro di noi 10 gol, è peggio di Correa, tipo. Peggio di Correa e Dybala messi insieme, cioè Berardi, Mimmo Berardi. Poi il Sassuolo contro di noi, no, non è assolutamente, è proprio ingiocabile. Anche l'anno scorso ci avevano battuto a San Siro con un doppietto di Raspadori. L'hanno fatta in casa nostra o al Mavi Stadium? Boh, solo che ci hanno fatto 2-0 con il doppietto di Raspadori. 2-0, 2-1. Mi sono cagato addosso per la Champions. Comunque, like, commento, schizzate la campanella per questo video. Passate dal nostro canale per gli altri video di oggi. E ci vediamo nel prossimo video. Ma affanculo.